Per questa edizione del telegiornale torniamo anche noi a parlare della guerra tra Russia e Ucraina, una guerra che si sta svolgendo in queste ore, sembra veramente che ci siano continuamente attacchi, ma noi volevamo proprio cercare di capirne di più attraverso chi vive, chi ha vissuto questa realtà per moltissimi anni. Poi è arrivata a vivere in Italia, in particolare nel Biellese. Tamara Skobiklova ha lavorato all'assessorato alla cultura della provincia di Biella e ora è nella sede di Biella della regione Piemonte. Dicevamo da 30 anni vive nel Biellese, tuttavia ha moltissimi parenti ancora in Russia e la mamma, i genitori, insomma, chiaramente da lei una testimonianza importante. Io sono figlia di un uomo che è nato a Donetsk, e quindi posso semplicemente dire che sono nata in un altro posto che a fianco, che è la regione di Krasnodar, però tutti i parenti, tutte, da parte di mia mamma e da parte di mio papà, sono tutti nel Donbass. Qual è il tuo sentimento in questi giorni, in queste ore? Male, io non sto bene, non sto bene, ma soprattutto perché qualsiasi cosa che riguarda la guerra e le armi a me non sono mai piaciute, non ho mai consentito e approvato questa cosa qua. Però, la cosa che voglio che sia chiara, la situazione che si sta svolgendo adesso, che sta scoppiando, diciamo, che tutti ne parlano, tutti i giornali, non è adesso, è una situazione che si trascina dal 1994, per cui quando si è disciolta la URSS, quando gradualmente si peggioravano le cose, si lasciavano andare. E siamo arrivati nel 2014, quando è stato colpo di Stato a Kiev, e la situazione di Donbass è stata drammatica perché non ha accettato il golpe. Il Kiev ha mandato i carri armati e i bombardamenti. Io la casa di mio padre non ce l'ho più a Donetsk perché è stata rasa al suolo. La frontiera che è passata proprio attraverso la mia famiglia, attraverso il mio cuore, diciamo così. Cioè, la mamma non poteva andare a trovare il figlio perché c'era la frontiera, non si lasciava, non lascia passare. Perché non si è arrivato a una risoluzione diplomatica? Ecco, questo è il punto, è un grandissimo fallimento della diplomazia europea, a mio avviso personale. La Russia ha sempre considerato, e questo lo posso dire forte e chiaro, ha sempre considerato le repubbliche del Donbass come sue connazionali, tant'è vero che ripeto, ho la famiglia che è rimasta in Donetsk, tutti hanno preso il passaporto russo, hanno doppia cittadinanza Si sentono ucraina. in pericolo ora? No, quelli che stanno in Donbass no. Mia zia, ho sentito stamattina, ha detto che sono stati avvisati sia da parte diciamo, da parte filorussa, che chi voleva lasciare le case, che organizzavano dei pullman di evacuazione. E da parte di Ucraina anche lì hanno detto che chi voleva spostarsi verso interno, verso Kiev, si poteva, insomma, c'erano dei punti di incontro, però i miei parenti hanno deciso di rimanere lì e di vivere la situazione quella che è.